Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Brevemente io adesso andrò da una parte a prendere un minerale che mi è stato regalato e vorrei condividere il momento di avere questo minerale insieme a voi. Adesso parto, ci metterò un'ora ad arrivare a destinazione. Spero che questo vlog speciale vi piaccia. Bene, adesso mi preparo e parto. Sto viaggiando e aprile, sapremo. Mi saprei un po' come va a finire. Bene, abbiamo fatto il viaggio. Questo viaggio abbiamo qui il pacchetto, no? Lo scatolino con dentro il minerale. Adesso lo aprirò e vedremo cosa si trova. Bene ragazzi, abbiamo aperto il pacco. Io sapevo già dall'inizio questo continuo ed è un regalo che mi è stato fatto. Probabilmente già si vede da questa parte del campione che sporge. Bene, adesso qui vediamo bene di cosa si tratta. Ecco qua, questo è il pezzo, una pirite, no? Spagnola, proveniente da Navajun in Spagna. No, guardate, sono tre cristalli in questa matrice. Non riesco a mettere a fuoco, non importa. Però era per farvi vedere, no? Guardate che meraviglia. No, questo che è una matrice, no? Sembra calcare, sembra quasi una marna. E abbiamo questi tre cristalli di pirite che, allora, questi due cristalli sono grandi, io direi un centimetro per un centimetro, questi due, questo arriva a un centimetro e mezzo, no? Si notano bene le zigrinature, quindi le striature tipiche dei cristalli. Un bel pezzo, molto bello, mi piace molto e ringrazio questo mio amico che mi ha fatto questo splendido regalo che conserverò bene. È bello vedere questi cristalli che sembra quasi che affondino nella matrice. Vedete come i cristalli della pirite possono assumere diverse forme, possono assumere la forma cubica come in questo caso, o possono assumerla in questo modo. In entrambi i casi noi stiamo parlando dello stesso minerale, no? E quindi questo è il nostro bellissimo pezzo di pirite in matrice della Spagna, Navajun per la precisione, no? Molto bella. Questi tre cristalli in questa matrice. Veramente molto carini questi cristalli. Si nota qua, no, come quasi completamente libero dalla matrice il cristallo. E non sarò certo io a liberare questi cristalli dalla loro matrice. Il pezzo infatti sta bene così. Un pezzo veramente carino, molto bello. E brevemente vi vorrei raccontare una piccola vicenda. In pratica, questo mio amico ha voluto farmi questo regalo. Ha voluto farmi questo regalo. Mi chiama e mi dice: "Senti, io ho visto che sei una brava persona e visto che in Puglia pochi sono i minerali che si possono trovare, io ho deciso di farti questo regalo, questa pirite spagnola. E
preoccupare, ho detto spero che ti piaccia. Beh, io ripeto, mi è piaciuta molto, quindi apprezzo tantissimo il bel pensiero e il bel regalo. Apprezzo tantissimo e spero magari di poter un giorno contraccambiare. Pezzo molto 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 bello. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito a continuare a seguirmi, a commentare, tasto like e iscrivervi. Vi voglio ricordare ancora una volta che è nato da poco il gruppo WhatsApp ufficiale di Milanese Extrema, e quindi potete tranquillamente, e dico tranquillamente, farne parte. Basta che appunto commentiate qui sotto o mi mandate un messaggio in privato, cioè un messaggio sulla pagina Facebook Minerali. Boom. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video. Magari mi dite delle vostre impressioni su questa bellissima pirite, se vi piace o non vi piace, e ci vediamo al prossimo video. Spero che questo, che avrete ben capito, è una specie di vlog speciale. Ciao e al prossimo video.